Il canto terzo del Purgatorio è un canto ricchissimo, non soltanto per le perle di saggezza di cui abbiamo parlato nell'ultima puntata, ma anche per la presenza di un tema fondamentale, quello della infinita misericordia di Dio a confronto con la finita giustizia umana. A Dante piacciono i richiami interni, così nel canto terzo dell'Inferno, sull'epigrafe, avevamo letto come era stata creata la porta dell'inferno da Dio, fecimi la divina potestate, la somma sapienza e il primo amore. E Dante si sarà chiesto come mai un Dio che è misericordioso ha potuto creare l'inferno. Ecco che a distanza di una cantica nel canto terzo del Purgatorio troviamo la risposta. Dio rispetta pienamente la libertà umana e ci vuole tutti salvi. E per questa ragione aspetta fino all'ultimo istante per abbracciare l'uomo che si arrende alla sua infinita misericordia. E così, se nella parte precedente del canto abbiamo visto il limite della ragione umana, la ragione umana che è grande ma che si spalanca al mistero e coglie come il mistero si debba rivelare, si debba incarnare lui, così nella seconda parte del canto terzo vediamo il limite della giustizia umana a confronto con la misericordia di Dio. E il personaggio che noi incontriamo è il principe Manfredi, nato nel 1232, figlio dell'imperatore Federico II, che tra il 1232 e il 1233 era sceso in Italia, era sceso in Sicilia e aveva fatto sorgere la scuola siciliana. La madre del principe Manfredi è Bianca dei Conti Lancia di Monferrato. Quando morì l'imperatore Federico II, il principe Manfredi venne nominato principe di Taranto e poi divenne vicario della chiesa in Puglia e in Basilicata. Ma dopo alcuni anni iniziò a contrapporsi alla Chiesa e venne scomunicato. Nel 1260, nella battaglia di Monte Aperti, fu uno degli artefici della vittoria dei Ghibellini e dei Senesi, perché la sua cavalleria fu fondamentale. Nel 1266, nella battaglia di Benevento, il principe Manfredi trovò la morte. E il vescovo di Cosenza andò alla ricerca del suo corpo, che venne portato con il placet del Papa Clemente IV fuori dallo stato della Chiesa perché venisse sepolto in terra sconsacrata. Dante ci presenta questo principe Manfredi con delle parole che rivelano ancora la sua presunzione, la sua consapevolezza di appartenere ad una famiglia importante. Quest'anima si trova nell'antipurgatorio e ha in sé ancora qualcosa quasi di infernale, ha ancora una sorta di arroganza, quell'arroganza che probabilmente aveva in vita. E Dante ce lo descrive come il re Davide nella Bibbia, biondo e re bello e di gentile aspetto. Il suo volto però è deturpato da un colpo sulle ciglia e da un altro colpo sul petto, probabilmente la ferita mortale. Dopo che quest'anima chiese a Dante se lo avesse riconosciuto, ecco che si presenta al poeta come il nipote di Costanza imperatrice, non come il figlio di Federico II. E questa è senz'altro una cosa notevole, perché è come se lui dicesse: sono nipote di una nonna che è stata imperatrice. Questa Costanza la troveremo nel canto terzo del Paradiso, ove vi sono coloro che hanno mancato ai voti, ma perché hanno subito violenza. Costanza, secondo una tradizione guelfa che puntava a screditarla, era in convento ed era stata rapita dal convento proprio per sposarsi e diverrà poi madre di Federico II. E non è presentato come figlio dell'imperatore Federico II,
Perché Federico II è all'inferno tra gli eretici e di lui non si dice praticamente nulla. È Farinata il protagonista del canto decimo. Poi il principe Manfredi presenta i suoi orribili peccati, la morte in battaglia a Benevento, la convenzione in punto di morte, la ricerca delle sue ossa che poi furono trasferite a lume spento fuori dallo stato della chiesa, poiché il vescovo di Cosenza non riuscì a riconoscere nel suo volto la conversione finale. E infatti Manfredi dice: se il pastor di Cosenza, che alla caccia di me fu messo per Clemente, allora avesse in Dio ben letta questa faccia, l'ossa del corpo mio sarebbero ancora in coda del ponte, presso a Benevento, sotto la guardia della grave mora. Le mie ossa sarebbero ancora sotto quel mausoleo che fu creato dai baroni con le pietre che si trovavano lì nel campo di battaglia. Or le bagna la pioggia e muove il vento di fuor dal regno. Ora invece queste ossa sono bagnate, sono soggette agli agenti atmosferici fuori dallo stato della chiesa, quasi lungo il Verde, cioè vicino al fiume Liri, Garigliano, dove lei le trasmutò a lume spento, dove il mio corpo fu portato a lume spento senza neanche un funerale, proprio perché Principe Manfredi fu scomunicato. Ed ecco che il Principe Manfredi chiede a Dante di raccontare alla figlia Costanza, anche la figlia del principe si chiama Costanza proprio come la nonna del principe Manfredi, una donna di fede, chiede di raccontare che lui non è dannato, perché le preghiere permettono di espiare più velocemente il proprio male. Dante vuole sottolineare una volta ancora la comunione dei santi, come le anime in paradiso, in purgatorio pregano per noi, anche noi dobbiamo pregare per le anime che sono nell'aldilà, che stanno purgando il proprio male. Dante vuole evidenziare nel racconto come la misericordia di Dio attenda al varco chiunque decida di arrendersi a lei anche nell'ultimo istante. E così la poesia di Dante ricostruisce quanto la storia non ha raccontato, racconta quegli ultimi istanti in cui, dopo essere stato colpito con un duplice colpo, uno al petto e l'altro al volto, Manfredi si pente di quanto ha compiuto e chiede perdono a Dio. E infatti il principe dice: poscia che io ebbi rotta la persona di due punte mortali, io mi rendei piangendo a quei che volentieri perdona. Allora basta un solo istante di riconoscimento dell'onnipotenza di Dio e di riconoscimento del nostro peccato e del bisogno di salvezza, perché per noi si aprono le porte dell'eterna felicità. È anche vero però, dice il principe Manfredi, che chi muore e scomunicato, cioè in contumacia di Santa Chiesa, fuori dalla Chiesa, deve rimanere nell'antipurgatorio 30 volte il tempo in cui è stato scomunicato in questa vita. Ecco che la giustizia umana non riesce a guardare il peccatore in una maniera totale, con una bontà che è quella di Dio, e spesso la giustizia umana riduce il peccatore al suo peccato. La misericordia di Dio invece è oltre ogni misura, è oltre ogni giustizia, premiando chiunque, premiando chi con contrizione e verità riconosca il mistero buono. Cristo scommette sempre ovunque sull'uomo peccatore. L'abbiamo visto nel Vangelo, laddove Cristo di fronte alla prostituta dice: va e non peccare più, nel contempo però dice anche: chi è senza peccato scagli la prima pietra. L'abbiamo visto nella vicenda di Zaccheo, da tutti considerato come una persona di malaffare, mentre Gesù va a mangiare a casa sua. L'abbiamo visto nella parabola della vigna, ove tutti i vignaioli, tutti coloro che vanno a lavorare nella vigna, ricevono la ricompensa, anche se vanno a lavorare all'ultimo momento. Nella storia Cristo è solo che abbia saputo valorizzare il limite umano e il peccato
in prospettiva della nascita di un uomo nuovo.